Salve a tutti, mi voglio far conoscere, sono Cristina D'Amico, la presidente dell'associazione Gianmarco D'Angelo Angeli della Strada di Palermo. Vorrei raccontarvi la mia esperienza sul memorial dedicato a Pepe. Sono una mamma che ha perso un figlio e da lì ho costruito un'associazione, creando della solidarietà per le persone che soffrono come me. Anna, la figlia di Pepe, mi chiama un giorno perché voleva appunto ricordare nei suoi 10 anni questo angelo. Con voce timida e da bambina, posso dire, perché la vedo come una bambina, anche se ai suoi anni più di 20 anni, mi sono commossa a questo memorial che questa ragazza ha voluto dedicare a suo padre. Questo ciò comporta che i figli, noi famiglie vittime della strada, vogliamo sempre ricordarli. È un'esperienza che porto con me a Palermo, molto, molto toccante, perché rivivere i memorial che io, appunto, che la mia associazione crea, sono risvegli, non solo per me, ma per tutta la gente che soffre. Vorrei appunto dichiarare queste mie parole da mamma orfana. Dobbiamo fare qualcosa tutti insieme, non soltanto noi famiglie con vittime della strada, ma voi famiglie felici. Vi chiamo così perché avete gli occhi al futuro, noi non più. Noi siamo famiglie segnate e vogliamo aiutarvi a salvare i vostri figli. Collaborate con noi, collaborate ad una giustizia che non esiste. Dobbiamo cercare di introdurre in Italia una legge, e sarebbe la proposta di omicidio stradale. Sull'omicidio stradale è stato dato il via libera al DDL in Commissione Senato, pena massima 12 anni di carcere, leggiamo Repubblica.it. Nel caso in cui si procuri la morte di più persone guidando o pilotando una natante in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, la pena può arrivare fino a 18 anni, anche 18 anni di reclusione, previsto anche il ritiro della patente fino a 30 anni. Il testo dovrebbe arrivare in aula a giugno. L'omicidio stradale viene punito anche in assenza di droga o alcol. La pena va dai 7 ai 10 anni per chi per colpa provochi la morte di una persona andando nei centri urbani a velocità pari o doppia di quella consentita. E ricordiamo, il tutto dovrebbe arrivare poi in aula a giugno, sperando che poi venga definitivamente approvata. In questo memoriale, il volo degli angeli della strada mi porta ad abbracciare tante mamme come me. Nell'abbraccio che ho dovuto dare a queste mamme, sono dovuta essere forte. Tra le lacrime, queste mamme che mi abbracciano e sussurrando: mio figlio non c'è più. Ma ribatto sempre che i figli ci sono, sono nella luce di Dio. Molta gente era con noi in questo memoriale, molta gente era stata toccata da questa nostra carovana che andava salutando angolo per angolo dove sono successe tragicamente incidenti stradali mortali. Ad ogni angolo baciavo la terra, baciavo la loro foto, la croce, in segno di pace. Per me fare questo è un grande risveglio e ricordare anche mio figlio per strada senza vita. È un abbraccio forte che voglio regalare a queste mamme che ho abbracciato. E forza, forza, perché i nostri figli sono vivi accanto a noi. Grazie.
Grazie per avermi ascoltato.